No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind the blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket, keep me warm, let me wear your coat. Allora, la palestra popolare Primo Carnera ha aperto praticamente un anno fa circa. È una palestra che sta a Vigne Nuove, dedicata appunto a Primo Carnera, perché per noi Carnera rappresenta un mito dell'italianità, ossia quell'uomo che nonostante la povertà, nonostante la sventura, ha saputo reagire sempre rimanendo umile, sempre rimanendo attaccato alla propria terra, alle proprie radici. Non a caso Carnera appartiene a un periodo storico che dell'umiltà, del sacrificio, della lotta contro se stessi prima di tutto, e ha fatto, diciamo, il suo simbolo. Sono altrettanto onorato che quest'anno, per il quarantennale della morte di Carnera, ho avuto il piacere di portare una corona di fiori, una corona per ricordare Carnera, della palestra popolare Primo Carnera. E siamo stati i primi ad arrivare a Sequaz e sono stato il primo, ho avuto questo onore, questo privilegio di portare la prima corona dedicata a Primo Carnera, dalla palestra popolare Primo Carnera, poi una corona mia personale. Perché sono felice di essere qua a Roma? Sono felice di essere qua a Roma perché credo che il pugilato sia un'arte, che il pugilato sia
mestiere che dà la possibilità a tanta gente che può arrivare al successo, che può farsi onore nella vita, che può raggiungere degli scopi, degli ideali. È un mondo dove pochi hanno il coraggio di scendere sul ring, perché nel ring non si scherza, nel ring non ci sono bulli, nel ring ci sono dei pugili che si incontrano. Se mi permettete, vorrei leggere due righe tratte da un libro di Muhammad Ali, che dice proprio sul pugilato in genere, sul coraggio: ogni uomo desidera credere in se stesso e ogni uomo vuole essere senza paura. Diventiamo eroi quando ci esponiamo per sostenere quelli in cui crediamo. Muhammad Ali è un uomo che ha avuto forza. Carnera è un uomo che ha avuto forza, che ha sfidato tutti. Carnera è un uomo che è andato al tappeto, che ha saputo risalire. Carnera è un uomo che è stato un esempio per l'Italia, un esempio nel pugilato, perché è stato il primo campione del mondo italiano dei pesi massimi, ma è stato un esempio anche di uomo nel mondo. Ha portato nel mondo la sua parola, la sua forza, la sua gentilezza. Ha saputo risalire quando tutti gli errori tiravano contro. Ha saputo essere un buon padre, ha saputo essere un ottimo padre di famiglia, ha saputo onorare l'Italia. E cosa ha fatto? Ha voluto morire nella sua patria, morire nel suo paese. Ecco che ricordare Carnera anche attraverso questa palestra è un grande onore, un grande privilegio. Quando pronuncio il nome di Primo Carnera, devo dirvi una cosa, sento quasi dei brividi, perché Carnera è stato ed è e sarà sempre il più grande per noi italiani. Noi italiani abbiamo l'obbligo di ricordarlo. Io devo ringraziare voi che mi avete dato la possibilità di venire qua a presentarvi, ma anche la possibilità di parlare di questo campione. Un campione che deve essere conosciuto, perché quando si dice chi era Primo Carnera, bisogna sottolineare, era un uomo onesto. Io invito tutti invece ad andare a Sequals, a onorarlo nella sua tomba, a stare nel suo paese, a vedere i luoghi suoi, a vedere la sua casa, che ringraziando Dio è diventato un museo dove tutto il mondo convoglia. Onoriamo Carnera, onoriamo questo pugile, onoriamo la sua memoria, non dimentichiamo, perché dimenticare Carnera vuol dire dimenticare la storia, vuol dire dimenticare la nostra storia, le nostre fasi di storia, quelle storie di sempre contenuti ideali altissimi di nobiltà e di gentilezza. Questo è il Primo Carnera. Io dico che nel mondo del pugilato ci sono bisogno di palestre come questa. La palestra Primo Carnera, la palestra popolare Primo Carnera è un esempio che deve essere seguito da altre palestre. È un esempio perché è una possibilità anche in questa Roma antica dove i giovani possono convogliare in palestra, possono allenarsi, possono conquistare, possono diventare famosi. Io ho un sogno nel cassetto che mi auguro che un giorno qualcuno mi avvicini e mi dica: io sono diventato un campione perché sono salito tra le corde, sono salito nel ring, sul ring, quel che volete, e sono diventato un grande grazie alla palestra popolare Primo Carnera. Io credo che tra poco avremo qualche pugile professionista che magari nei pesi massimi potrà sfidare i campioni di adesso. E la palestra popolare Primo Carnera è un esempio da dare, un esempio di quelli illuminanti, perché è un lavoro fatto da pochi che stanno diventando molti, e io, vedendovi a distanza di qualche mese, vedo delle grandi risorse, vedo dei miglioramenti enormi, e sono convinto che la nostra palestra diventerà e la vostra palestra diventerà un esempio per tutti. Ricordiamoci che Carnera era un uomo che si allenava anche nella sua casa, e quindi tanti pugili italiani sono costretti ad allenarsi in casa perché magari non ci sono tanti aiuti. Qui avete la possibilità di poter fare del pugilato, di poter dare la possibilità a qualche pugile di venire ad allenarsi qua. Potete dare la possibilità a qualche pugile voi di conoscere un ambiente, che è un ambiente straordinario. Io dico viva Carnera, viva la palestra volante di Carnera, dico altresì un'altra cosa. Sono convinto che il successo lo raggiungerete al più presto, l'avete già raggiunto con la vostra tenacia. Nel mio prossimo libro vi ricorderò come